Amici, siamo in quarantena. Siamo in quarantena. Allora, cosa si può fare da mangiare quando si è in quarantena? Le cose che si fanno quando non si sa dove andare a prendere da mangiare, quando non c'è nessun posto aperto, quindi semplicemente con quello che si ha in casa. O comunque, se non è quello che si ha in casa, quello che si può trovare facilmente, ciò che è facilmente reperibile in giro. Così. Ok, hai spiegato un po' meno, sennò ancora meglio. Quindi, andando a occhio, cos'è che si può fare quando si è con i supermercati chiusi o si è finito tardi o si è in quarantena, appunto come in questo caso? Fettuccine, aglio, olio, peperoncino e attenzione. Per sbaglio, può capitare di averlo in casa. Pangrattato. Del pangrattato, sì. Perché col pangrattato, me lo consiglio un amico che saluto, Luca. Ciao Luca. Pangrattato, un po' di acciuga. Quindi qua abbiamo le acciughe. Un bel po' d'aglio, non tutto ovviamente. Due peperoncini, che non guastano mai. Eccoli qua. Uno e uno due. È un buon olio pugliese. Questa è la selezione che fa perdono, il Simpli. Una selezione di oli di provenienza di vario genere, in questo caso pugliese. Fettuccine. Andiamo a farlo con le fettuccine. Che sono? Io personalmente, perché ogni tanto mi capita di prenderle, il garofalo. Ma sono gusti. Poi usate quello che volete anche qua. Il discorso è cosa avete in casa, cosa trovate. Se siete andati a fare la spesa, cosa avete trovato e vi è rimasto da qualche giorno, se siete andati a fare la spesa recentemente. Acqua abbondante che sta già bollendo, sale grosso. Andiamo. Eccoci qua. Avete visto? Aglio, peperoncino tagliato così, a pezzettoni, direttamente dentro, cioè da mangiare praticamente. Questo non è molto piccante, quindi va bene anche abbondare un po'. Abbondiamo invece con le acciughe, spicchioni d'aglio, uno e uno proprio piccolo, in due. Olio abbastanza abbondante, perché l'aglio e il peperoncino si fa con olio abbondante, non un filettino, una cosa. Giù di olio, acqua che sta bollendo, sale già messo, via, partiamo. Vai, 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 vai. Rigira, 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 vedete? Ho spezzettato ben bene con la Giuseppa, qua la Giuseppina, la cosa, le acciughe. Ricci, acciughe, le sardine, non è vero, le sardine sono simili ma sono un'altra cosa, non sono proprio uguali, uguali, uguali. Va, sta andando, sta scaldando, sta cuocendo, basta, 3-4 minuti, 5 minuti massimo. Qua la pasta è già su, buttata un minuto fa, 8 minuti, scoliamo, la ripassiamo qua, un minuto, è pronta, via. Allora, acqua, qua. Pasta qui, scolata, cioè tolta dall'acqua 2-3 minuti prima della fine della cottura. Fuoco alto, medio. Ci metto dentro praticamente un po' di pangrattato. Ok? Così. Come se fosse il parmigiano, il grana padano. Via, così. Una spolveratina. Polveratina, per modo di dire, no? Alla romana e via. Brodo e si gira. Vedete? Giro, giro, giro. Ops, scherzatura. Sono quelle cose che succedono. Allora, se volete, questo è opzionale, al gusto, io ci metto anche della menta, se volete. Foglie, spezzettate adesso mentre sto saltando, rigirando, eccetera, eccetera, ma è opzionale ovviamente. Ah, direi che è il momento di aggiungere un po' d'acqua. E andiamo avanti così, 2-3 minuti. Allora, avete visto che cremina che sta facendo? Guardate qua, guardate qua, guardate qua, guarda che roba, guarda che roba. È perfetto, eh? Adesso lo spengo. Anzi, sì. È il momento di spegnerlo, via.
Questo è proprio il risultato che vogliamo, che dobbiamo ottenere, cioè la perfezione, la cremetta giusta, giusta. Adesso magari aggiungo un po' di acqua con l'amido che è perfetto. Guarda che roba, spettacolare. Ah sì, non ho resistito, l'ultima girata ci ho messo anche le foglie di menta. Vedete, ci sono, guardate anche la cromaticità dei colori, c'è il verde, c'è il rosso, e questo è quasi un bianco, un beigino chiaro, un giallino, un vaniglia, la pasta con la farina, la pasta col pangrattato, insomma, quel colore lì. È anche il colore della nostra bandiera, perché è il colore, sì, è il colore che stanno esponendo un sacco di palazzi in giro per il mondo, di un sacco di paesi che stanno supportando l'Italia, perché in questo momento siamo letteralmente in quarantena, siamo in una pandemia. L'Italia, per una volta, nella sfiga, sta riuscendo, nonostante siamo nella sfiga, ripeto, sta riuscendo a dare l'esempio, il buon esempio di come si può agire, anche se un po' tardi, se vogliamo, con questa cosa del coronavirus, si può agire dando l'esempio. E questa è una delle cose più importanti. E questa è una ricetta che dedico a tutte le persone che stanno lavorando instancabilmente, da ovviamente i medici, agli infermieri, le infermiere, agli addetti, a quello che è lo smistamento di merci in merito agli ospedali, agli addetti nei supermercati, agli addetti nell'ambito della gastronomia, nel food, in quelli che ne sono ancora aperti qui a Milano e in generale in Italia, e anche a quelli come me, perché anche io ho un'attività e devo rimanere aperto. Quindi sì, questa è la ricetta definitiva, le fettuccine coronavirus, per ricordarci che siamo un grande popolo in caso di emergenza.